Il meetup Nicosia 5 Stelle è pienamente soddisfatto per l'opera di riqualificazione urbana del locale situato presso la Via Cipolla e della zona prospiciente l'Istituto Tecnico Alessandro Volta. Adesso ha il piacere di rendicontare ai cittadini nicosiani l'entità delle spese sostenute proprio per quest'opera di riqualificazione, seguendo così di fatto la politica di trasparenza caratterizzante il Movimento 5 Stelle. Noi come meetup ci eravamo riservati questo prezioso momento di descrizione dei lavori e anche di illustrazione dell'avanzamento degli stessi proprio durante lo spettacolo tenutosi dopo l'inaugurazione dei nostri murales generosamente offerti dagli artisti coinvolti in questo progetto. Ma diciamo, l'incombere di evidenti problemi tecnici ha di fatto impedito questo momento molto importante per il nostro meetup proprio di confronto e di interazione con i cittadini. Quindi abbiamo pensato insieme di sopperire a questa nostra, non so, negligenza, mancanza. Mancanza. Esatto, proprio con questa intervista che vuole essere appunto un dialogo, onde evitare fraintendimenti e anche facili strumentalizzazioni. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo anche in questa circostanza. Street Art Colori in Rivoluzione è un progetto di riqualificazione urbana che di fatto si è realizzato proprio grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e lo sottolineiamo anche grazie al supporto materiale iniziale dei materiali appunto forniti dall'amministrazione stessa. Il supporto iniziale, perché poi di fatto la maggior parte delle spese sono state sostenute da noi come forma, nella forma diciamo di autotassazione, e poi da liberi cittadini che passando hanno sposato questa causa, e poi anche diciamo dagli sponsor che di fatto hanno reso possibile quest'opera di qualificazione urbana attraverso appunto lo strumento questa volta dell'arte, in particolare l'arte urbana. Quindi adesso noi vogliamo un po' scendere nello specifico ed Scendiamo. è possibile questo attraverso diciamo, l'esecutore di gran parte dei lavori di manovalanza e il nostro attivista con la maiuscola Filippo Romano. Esagerata, grazie. E quindi Filippo, ci aiuterai tu in quest'opera proprio di descrizione, che non è pedanteria, ma è proprio desiderio di chiarezza massima. Mettiamo al Ecco, corrente messo a in modo tutti quello che è corrente. successo. Quindi fai una descrizione generale, Filippo, aiutaci in Dunque. questo, dei Niente, lavori. siamo arrivati in questo edificio con un muro vecchissimo nel quale ho provveduto ad asportare tutte le parti friabili e poi procedendo con una mano di cemento semiliquido. In questa fase ero aiutato in parte dagli operai del comune, Tonino Gullotta e Gaetano Giardina, operai che mi ha mandato il comune. E niente, poi in seguito ci ho fatto l'intonaco e dopo ci abbiamo fatto una mano di rasante. Nella seconda mano di rasante ho chiesto l'aiuto gratuito di un amico, Antonio Di Marco, che fa il muratore, e mi ha dato la mano a fare la rifinitura un po' meglio di come Certo, l'avrei fatta io, essendo un muratore, essendo un appunto. muratore, giustamente. E sempre in questa fase è venuto ad aiutarmi pure Piero Rizzo, Che è un nostro che è simpatizzante. un nostro simpatizzante, e anche il nostro attivista Peppe Trapani mi è venuto ad aiutare nell'ultimo frangente dei Nell'ultimo lavori, frangente, perché niente, tutto ciò è stato possibile, come hai detto bene prima tu, con l'inizio dei materiali che ci ha fornito il comune, l'amministrazione, poi per il poi si è resto fatto da noi, diciamo. abbiamo fatto da Perché noi. nello specifico diciamo che con l'aiuto degli sponsor e con il nostro autofinanziamento, noi Sì, che e cosa abbiamo acquistato? Abbiamo abbiamo comprato. comprato 8 sacchi di cemento, 9 sacchi di rasante, 2 sacchi di intonaco pronto a base di cemento, un sacco di colla, un sacco di biocalce, 2 litri di fissativo. Questi sono tutti diciamo, i materiali che sono Sì. serviti per
La pietra di zoccolatura ce l'ha offerta la pietra SRL. E per quanto invece riguarda proprio lo svolgimento dei lavori, gli attrezzi, diciamo, che attrezzi hai utilizzato? Vabbè, gli attrezzi che usa un muratore, la cardarella, il sono secchio, tutti questi la cazzuola, attrezzi. sì, sono tutti attrezzi miei, tutti che io faccio queste cose ogni tanto, quindi c'ho tutti, tranne la betoniera e la cariola che ce li ha prestati il signor Michele Dalio. Esatto, un'altra forma proprio di solidarietà. Una forma, sì, completamente gratuita, sì. Perfetto, quindi abbiamo detto che sei stato aiutato in parte da questi impiegati comunali, sì, e in parte appunto da cittadini che vedendoci in opera, sì, vedendoti anzi in sì. opera, si sono proprio prodigati gratuitamente, lo sottolineiamo. Sì. Poi diciamo che al fine di proteggere questi murales, siccome lì ci abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore, soprattutto Filippo, sì, abbiamo pensato di proteggerli fornendo anche. Guarda, già sto mettendo assieme diversi pezzi di vecchie grondaie in modo da assemblarle e metterle lì a protezione. Il paio che funziona. A protezione di questi murales, esatto, che hanno realizzato i nostri artisti. Esatto, proprio per proteggerli, sì, dalle intemperie. E poi pulendo insieme con Filippo abbiamo trovato una cosa preziosa. Ma secondo me è molto preziosa. Pulendo all'interno di questo edificio abbiamo trovato delle insegne, delle vecchie vie di Nicosia, alcune con qualche errore, alcune scritte bene. Comunque sia, sono delle cose antiche, secondo me di grande valore storico, quindi abbiamo pensato insieme di diciamo esporle, quindi il meetup penserà bene poi di fare tutto un altro progetto sempre di riqualificazione urbana per farle vedere a tutti i cittadini. Già in parte l'abbiamo fatto. Già in parte l'abbiamo fatto mettendoci i colori vicino. Abbiamo messo i colori, abbiamo messo sui cavalletti, cavalletti dal muratore, esatto, con le pedane, e la gente rimaneva, veramente mi pare, affascinata da questa cosa. Un ringraziamento particolare agli artisti che hanno dato libero sfogo al loro estro creativo sulle pareti di Via Cipolla e poi sul muro prospiciente dall'Istituto Tecnico Alessandro Volta. Ringraziamo gli artisti Salvatore Tamburello, Maria D'Angelo, Luigi Ascardino, Sara Raimondi e i fratelli Maria e Felice Agozzino. E ringraziamo poi il nostro sponsor ufficiale, il Medic di Luigi Ghidolfo, che ha fornito per il 50% i colori per esterno al quarzo e le bombolette con cui sono stati recuperati e decorati i due cassonetti della spazzatura. Ringraziamo la pietra SRL che ha fornito appunto il materiale necessario per la zoccolatura dell'edificio situato in via Cipolla e poi gli altri sponsor, ovvero Anali, ristorante La Torretta, Maedil Ceramica, impresa edile Luigi Di Marco, Buzzanga Onoranze Funebri, Elettro Z Fai da Te, Arpel Moda, Tecnocarta, L'Erba Voglio, Marilyn, Ketty Bar, Ferro Autoscuole Agenzia, Orospin di Spinelli che ha fornito la targa fissata sulla parete dell'edificio di Via Cipolla, Latte Menta, Colorado Par, Pam Store, Centro Commerciale Zingone, Bar Belvedere, Spirinfiore che ha addobbato il parco con le piante e poi ha fornito i fiori per gli artisti, Zenzero e Pietre, Capriste Pasticceria, Mancuso Pelle, Outlet di Miletti, Eternity Look e Alimentari Conte. Invece per lo spettacolo Facce d'Arte ringraziamo per la disponibilità Maurizio La Blonda, per l'Occhio di Bue il maestro Giuseppe Tamburello, il rapper Mr. Saugi che ha concluso la sua tournée qui a Nicosia insieme a Felice Agozzino. Il regista Salvatore Bonaffini che ha presentato il cortometraggio L'ultima scintilla, la cantante Veruska Renova, la è una pioggia orientale più là che sprigiona oasi, la cantante Valeria D'Alessandro, la cantante Greta Alessi, la scuola di ballo Passo a Due su direzione artistica di Martina De Luca,
fondatore e logotipo. Il rumorista Salvatore Di Pietro. Si ringrazia il ballerino CJ Plumari. Gli organizzatori dei due defilè, l'ex manificio Antonino Bonelli e l'associazione Da Cosa Nasce Cosa, e la giocoleria e i ballerini di breakdance del gruppo Infected Factory. Per le esposizioni gastronomiche ringraziamo Pronto Patti di Maurizio La Blunda, il caseificio La Via Lattea di Mario Lopresti, le Cassatelle di Agira. Per le esposizioni artigianali ringraziamo Pia Sambuco da Regalbuto, Zenzero e Pietre di Davide Alleruzzo, Rosalba Barone per i bozzetti di moda, Luigi Proietto per la mostra fotografica, la comunità Alloggio e le Feder Casalinghe e l'associazione Da Cosa Nasce Cosa. A nome del Meetup 5 Stelle di Nicosia, grazie da Filippo e Santina. Ciao! Ciao!